is Alex. Welcome back to Levent School. Today we're doing lesson 13 in our intermediate English course for B1 levels. And today we're going to talk about a particular type of verb that we've never talked about before. And I'm sure you will like this lesson. You will appreciate this lesson because we're talking about wish. Which is a very, very famous word, I imagine, normally used for greetings around Christmas, but we can make a very big use of it, and I will teach you how today. Oggi parliamo di wish, come vi ho spiegato adesso, e nella fattispecie l'obiettivo finale della lezione di oggi è insegnarvi come si fa in inglese a parlare di desideri realizzabili, cioè esprimere tutte quelle situazioni in cui sta succedendo qualcosa, però io vorrei che succedesse qualcos'altro, o io vorrei che stesse succedendo qualcos'altro. Anche nel passato è successo qualcosa, però avrei preferito che fosse successo qualcos'altro. Insomma, ecco, questa categoria si chiama appunto desideri irrealizzabili. Oggi vediamo come si possono appunto tradurre in inglese utilizzando il verbo wish. Prima di entrare però appunto all'interno della funzione della lezione di oggi, due paroline su wish e due paroline anche su altri utilizzi più semplici di wish, quindi andiamo, procediamo in maniera graduale, in modo graduale. Allora, la prima cosa che probabilmente voi sapete è che wish si usa appunto, come dicevo nell'introduzione, per augurare qualcosa a qualcuno, quindi ti auguro un buon Natale, I wish you a Merry Christmas, ok? I wish you luck. Ti auguro buona fortuna. I wish you all the best. I wish you all the best. Ti auguro il meglio. I wish you all the best. Ti auguro un buon compleanno. I wish you a happy birthday. A happy birthday, ok? Quindi ti auguro qualcosa, I wish più sostantivo. Per esempio, I wish he wished me, faccio un altro esempio, he wished me best of luck. Mi ha augurato buona fortuna. Ok. You wish me luck, anche si può dire. Cosa non si può, per esempio, fare con wish è augurare che succeda qualcosa come si fa in italiano. Mi auguro che tu vinca il premio, mi auguro che tu passi l'esame. Ecco, in questo caso non si può usare wish. Ve lo spiego un po' meglio. Quindi, wish più sostantivo si può fare. Quindi ti auguro, I wish you a good day, per esempio. Un po' formale, ma ti auguro una buona giornata, I wish you a good day. Quello che non si può fare è augurare che qualcosa accada, quindi wish più il verbo, wish più il verbo, verb, non si può fare. In questo caso bisogna utilizzare hope, I hope you pass the test. I hope luck is on your side. Quindi posso dire I wish you luck, ti auguro buona fortuna, con wish più il sostantivo. Oppure, se volete dire ti auguro che accada qualcosa, dovete farlo utilizzando hope, cioè quindi spero,
Mi auguro che la fortuna sia dalla tua parte. I wish, I hope, scusate, I hope luck is on your side. Ok, e questa è l'introduzione alla lezione di oggi. Quindi wish, I wish you a Merry Christmas, I wish you good luck, I wish you all the best, I wish you a happy birthday, augurare qualcosa. Oppure, se volete dire augurare che qualcosa accada a qualcuno, dovete farlo utilizzando il verbo hope. I hope you pass the test, I hope you have a pleasant holiday, I hope you have... I hope you have a pleasant holiday. Ecco, quindi, nel senso di augurare, ecco che wish e hope traducono il verbo italiano augurare. Spostiamoci invece adesso a parlare dell'utilizzo principale che è l'oggetto della lezione di oggi per quanto riguarda wish. Perché wish, come vi dicevo, serve per tradurre desideri irrealizzabili. Desideri irrealizzabili. E in un certo senso il rimpianto si può, in inglese desideri irrealizzabili è un concetto difficilmente traducibile, si può parlare di regret, che è quel sentimento di, se vogliamo, rimorso per qualcosa che è stato fatto nel passato e che io vorrei che non fosse successo, oppure rimpianto per qualcosa che non può succedere in questo momento, in un certo senso, regret. Ad ogni modo, desideri realizzabili, vi faccio un paio di esempi. I wish I was at the beach. Che significa io desidererei, io vorrei essere al mare. Vedete però che I wish è seguito dal simple past, proprio perché in inglese quando si parla di desideri realizzabili, è chiaro che io non posso essere al mare, tra l'altro faccio questo video in periodo di quarantena, quindi non posso assolutamente andare da nessuna parte, quindi non c'è situazione che meglio spiega il concetto di desiderio realizzabile. I wish I was at the beach. C'è I was, però il desiderio irrealizzabile di cui sto parlando è legato al presente. La situazione che io vorrei accadesse, ma che non può accadere, è legata al tempo presente. Quindi wish più simple past serve per fare per esprimere un desiderio realizzabile nel tempo presente. I wish I was at the beach. Vorrei essere al mare in questo momento. Non fatevi ingannare dal simple past, si sta parlando di qualcosa che ci augureremo potesse succedere ora. C'è una famosissima canzone di Pink Floyd, I wish you were here. Non so se vi ricordate, e se non la conoscete, fermate questo video immediatamente, andate ad ascoltare tutta la discografia dei Pink Floyd prima di tornare a vedere questo video. Quindi cerchiamo di capire, di dare le priorità, insomma. Quindi prima Pink Floyd e dopo corso d'inglese. I wish you were here. Ok? Quindi uso I wish, seguito da simple past, per esprimere un desiderio che ha a che fare col presente, quindi non con il passato. Vorrei essere ricco, I wish I was rich, ok? Posso anche augurare che qualcosa, potrei desiderare che qualcosa non accadesse, anche per esempio, I wish he didn't have to go.
Per esempio, un mio amico viene a trovarmi per 2-3 giorni e al momento di partire io posso dire I wish he didn't have to go. Quindi vorrei che lui non dovesse partire, ma chiaramente si tratta di desideri realizzabili perché lui deve partire. Quindi sono quelle espressioni che si utilizzano anche di fronte al fatto che la realtà poi sarà differente, ovviamente. Quindi, come vedete, il simple past è utilizzato sia nella forma affermativa che anche nella forma negativa. Vediamo invece un esempio di wish. I wish I had been more careful. Vorrei essere stato più attento. Mi piacerebbe essere stato più attento, però non lo sono stato. I wish I had been more careful. In questo caso il desiderio realizzabile non è per qualcosa di presente, ma è per cambiare qualcosa che è già successo. In questo senso parlavo prima di rimorso. I wish I had been more careful. E in questo caso wish si usa insieme al past perfect. Facciamo he wishes he hadn't been so stupid. Lui vorrebbe non essere stato così sciocco. He wishes he hadn't been so stupid. Come vedete, wish più past perfect per parlare di un rimorso circa qualcosa che è accaduto nel passato e mi piacerebbe poterlo cambiare. Questo è il senso. Allora, rivediamo un attimo il concetto di desideri irrealizzabili o rimpianti e rimorsi, se vogliamo anche in un certo senso. Se voglio esprimere un desiderio irrealizzabile nel presente, tipo vorrei avere 2 mesi di vacanza all'anno, ok? Quindi in italiano vorrei che accadesse qualcosa, ok? Si fa con una struttura particolare, ed è il motivo per cui la stiamo studiando nello specifico oggi, perché è diversa dall'italiano, insomma, e anche perché il livello di cui stiamo parlando in inglese adesso è intermedio alto. I wish, cos'era l'esempio? I wish I had 2 months off every year. Vorrei avere 2 settimane libere dal lavoro, quindi di vacanza. I wish I had 2 weeks off every year. Quindi vorrei avere 2 mesi di vacanza. Quindi wish più simple past. Se invece voglio esprimere un rimorso circa qualcosa che è accaduto, un rimpianto per qualcosa che non è accaduto nel passato, invece la struttura sarà wish più past perfect. Il past perfect è stato oggetto di studio in questo corso, se non lo ricordate tornate indietro con la lezione fino a quel momento. Per esempio, vorrei aver avuto più tempo per stare con loro. I wish I had more time to spend with them. I wish I had past perfect. More time to spend with them, ok? Ecco quindi le 2 possibili strutture di wish. Vi rimando anche ad una terza ipotesi, un po' meno frequente, ma insomma siamo in chiusura di lezione. Posto che questo, wish più simple past e past perfect, sono il cuore della lezione di oggi, aggiungo, per coloro i quali amano differenziare e arricchire le proprie
possibilità di espressione con un'altra e l'ultima struttura di oggi che è wish, ovviamente, stiamo parlando solo di wish. I wish you would do something. Wish, quando è seguito da would con il condizionale, serve appunto parlare di appunto, un desiderio, qualcosa che io vorrei che accadesse. Per esempio, I wish it would stop raining. Non è molto diverso il senso da quello che abbiamo visto prima. Diciamo che si usa wish con would per esprimere un complaint, quindi per lamentarsi, per esprimere una lamentela circa qualcosa. Quindi quando non siamo felici, appunto che qualcosa sta accadendo, posso dire I wish she would stop being so loud. Per esempio, c'è una persona che parla sempre col volume della voce troppo alto ed è una cosa fastidiosa. Io posso dire I wish you would stop being so loud all the time. Come vi dicevo, questa struttura serve per esprimere un fastidio, quindi una lamentela, qualcosa che si sopporta a fatica. Vi faccio un altro paio di esempi. I wish you wouldn't interrupt me every 10 seconds. I wish you wouldn't interrupt me every 10 seconds. Quindi vorrei che tu la smettessi di interrompermi ogni 10 secondi. Altro esempio, l'ultimo esempio, I wish you would do something instead of sitting there complaining all the time. Quindi vorrei che tu facessi qualcosa invece che stare lì a lamentarsi, stare lì seduto a lamentarti. I wish you would do something instead of just sitting there complaining about your life, hoping something happens. Ok, allora, questo è quanto per la lezione di oggi. Abbiamo parlato di un'altra funzione particolare della lingua, quindi come esprimere dei desideri, in questo caso irrealizzabili. All'inizio vi ho spiegato come augurare qualcosa a qualcuno. I wish you all the best, ti auguro il meglio. Abbiamo anche spiegato che quando auguro che qualcosa accada, non lo posso fare con wish, ma devo usare il fratellino hope. I hope you will improve your English with my lesson. Quindi mi auguro, spero che voi possiate imparare l'inglese grazie alle mie lezioni. Quindi, dopo aver visto come si fa a esprimere un desiderio realizzabile o un augurio, abbiamo visto che il cuore della lezione ruotava intorno ai desideri irrealizzabili. E abbiamo visto che wish, si utilizza wish con due alternative, o con il simple past, I wish I could see you in person, vorrei potervi vedere di persona tutti quanti, oppure I wish I had been there with you at the party, vorrei poter essere stato con voi alla festa l'altro giorno. Ecco appunto come si esprime appunto questo desiderio irrealizzabile. L'ultima cosa che vi voglio dire circa Wish
è che si può utilizzare come esclamazione per dire corrispondente a magari. Ok. Io chiedo a una persona, per esempio, non lo so, are you a doctor? Sei un dottore? L'altro dice, I wish, I am only a nurse. Sono solo un infermiere. Massimo rispetto con gli infermieri, ovviamente, che fanno un lavoro straordinario. O, per esempio, did you have fun on holiday last week? Quindi, ti sei divertito in vacanza? E la persona dice, I wish it rained the whole time. È piovuto per tutto il tempo. Quindi quando volete dire magari in risposta a qualcosa che vi viene chiesto, potete farlo con I wish. Quindi questa è una di quelle espressioni che appunto colloquiali che servono a innalzare il vostro livello di inglese assolutamente. Quindi cercate di fare pratica con wish e tutte le strutture che abbiamo trovato. Oggi chiaramente per fare pratica lo potete fare sulla piattaforma dove trovate gli esercizi, le tabelle, insomma tutto quello che vi racconto alla fine di ogni video. Mi raccomando, Pink Floyd, ascoltateli, amateli, raccontateli ai vostri figli, tramandate la cultura. Bye bye da Alex, see you soon with lesson number 14.